Catch me on to the sink. Riding with the top off. Barra d'attrazioni montata a portata di mano. Consiglio a tutti di lavorare con le trazioni perché è un esercizio che non richiede molto, quindi solo una semplice barra, ma richiede una grande forza e si può lavorare quando si ha tempo. Come potrete vedere alle mie spalle, anch'io come malattia mentale ho l'acquisto compulsivo di libri. Non solo libri business, perché credo che a volte siano molto forzati sul marketing, ma in realtà anche libri di altri generi. Mi piacciono i libri storici, soprattutto nell'epoca romana, i libri di filosofia, i libri di comunicazione in generale, tralasciando i libri tipo The Secret. Anzi, che potrei comprarlo solo per buttarlo nel cesso, ma poi lo ricompro e lo ributto nel cesso un'altra volta. Al che ho avuto un'illuminazione. Perché non recensire un giorno alla settimana un libro e farci un video? E mi è subito venuto in mente la risposta di un mio ipotetico fan. Marco, basta con queste recensioni ai libri, la fanno tutti. Effettivamente hai ragione. Le recensioni le stanno facendo in molti, ma vorrei fare qualcosa di diverso e di farlo insieme a voi. Anche nei miei corsi cerco sempre di avere una vena interattiva. Più che spiegare, cerco di costruire qualcosa con chi sta seguendo quello che sto dicendo. Mi piacerebbe farlo anche in questa piccola rubrica una volta alla settimana, quindi facciamo la recensione e poi magari insieme con voi nei commenti ci lavoriamo sopra, quindi cosa possiamo prendere e cosa possiamo portare sul nostro business, cosa possiamo prendere di buono, cosa possiamo portare nel business. Non dovrebbe essere difficile. Possiamo fare un esperimento, se vi piace l'idea lo facciamo, se no buttiamo tutto nel cesso come il libro The Secret. Ciao! Ah, ditemelo se vi piace, scrivetelo qua sotto.